Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, e siamo tornati su Fortnite dopo un sacco di tempo che non facevo un video giocato su Fortnite. Oggi siamo qui perché vi farò vedere il miglior loot di questa stagione e vi farò vedere come ho fatto ad arrivare a così tante vittorie incoronate. Magari c'è qualcuno che ha di più, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, però non mi interessa in poco tempo comunque. Prima di iniziare però iscrivetevi al canale, se non l'avete fatto è importantissimo, dovevo arrivare a 2000 iscritti, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici. E ora entriamo in game. Siamo in game e siamo qui con Maximus Ciao! e anche con Gilberto, perché la mia skin ragazzi dovete sapere che si chiama Gilberto, e anche con una connessione abbastanza scrausa, c'ho la X gialla e le freccette rosse lì che stanno andando a quel paese, ma ho 29 di ping, quindi non si spiega. Secondo me va bene, Però, secondo me va molto. sì, secondo me se c'è la X rossa è meglio. Secondo me, Sì, mettiamola così. Esatto. la più potenza. Ora, raga, siamo atterrati a Cittadella per farci una partita tranquilla. Killeremo chi ci sta qui, chi ci rompe. E prenderemo, se troviamo, le armi che servono. Vi farò vedere Il qual è il marasma. loot migliore. Ecco, bravo, tienilo, che mi serve dopo. Vi farò vedere qual è il loot migliore per me di questa stagione. Il caro Max ci ha portato già tre armi. No, in realtà una l'ho trovata io, ovvero le MK. E le armi più forti, secondo me, in build, stiamo parlando delle build, sono il pompa marasma e la mitraglietta questa qui, quella normalissima. Poi se volete fare qualcosa di esotico potete usare anche magari la mitraglietta, cioè la pistoletta, scusate, come mitraglietta. Tipo questa da combattimento io la adoravo, in season è un po' smirata, sinceramente io non la prendo mai, non lo so, non mi piace molto. Preferisco quella normale che spamma un po' di più ed è più precisa. Come assalto io non uso il fratello, lo odio, uso l'MK. O In realtà altrimenti se voglio fare è qualcosa di forte esotico il fratello. uso anche il caccia. Il fratello a me non piace, sinceramente. Tieni, questo è per te. Quindi in build, raga, il mio loot perfetto è marasma, ovviamente delle rarità superiori, però anche rarità bassa all'inizio game ci sta. Quindi marasma, mitraglietta, quella classica, e MK barra cecchino, quello nuovo a ripetizione, che anche quello mi piace un botto e lo uso ogni tanto come assalto. E poi vabbè, come Si cure. potrebbe usare anche come pompa. Sì, Si ho fa fatto un molto video, andatelo a utile. vedere, dove proviamo a usarlo come double pump e si può usare. Poi come cure, vabbè, quello che mi capita. Principalmente gli slurp leggendari, che però quelli non posso averli a inizio game. Quindi dopo ve li faccio vedere, li prendiamo e vi faccio vedere il loot perfetto, perfetto. E proviamo anche a vincere, ovviamente, visto che abbiamo anche la Ovviamente, corona. me si vince solo. Beh, certo. Le armi Ho che vi ho fatto trovato il vedere, marasma blu. ecco, bravo, sono armi che io uso in build, quindi le altre armi in build non le uso mai. Altre armi che posso usare in alternativa sono appunto la pistoletta, che ogni tanto la posso prendere al posto o dell'assalto o della mitraglietta, ogni tanto per fare qualcosa di diverso, ma bene o male le armi sono sempre e solo queste. Adesso proviamo a vincere e dopo vi farò vedere anche le armi perfette in no build. Se lo ammazzi è una prova per dimostrare che questo è il miglior loot. Qua ti fai il Vedi i succhi succo. qua? Ci servono la vita. Quello è un pezzo di merda. Quel cane di Optimus Prime. Tiè. Tiè, forse anche italiano perché Christian, boh, vabbè, non lo so. Tiè, Sì. ti sto facendo il Così dito sono tutti e meglio. due Christian. Sappiatelo, vi sto facendo il dito meglio. Lo spas, raga, per chi lo prende, io sinceramente non lo uso. Ora però farò una cosa diversa. Infatti voglio l'MK e non voglio più la mitraglietta. Ogni tanto durante la Come? partita vario, diciamo. Come Ovviamente cosa? l'MK come mitraglietta, cioè come assalto, scusate, non come mitraglietta, cioè Max usa l'MK come mitraglietta, cioè, raga, non so. Allora ragazzi, se volete un'alternativa No, ma non è buona, un'alternativa decente. quella è un'ottima alternativa. No, raga, allora, tipo adesso, questo Posso chiedere più che una cosa? altro, aspetta, questo più che altro lo faccio in no build, però adesso, tipo, durante la partita mi va di cambiare, dopo l'inizio game, prendo il pump, questo che lo posso usare come doppio pump anche da lontano, e l'MK che spammo. Ma da vicino se lo spammo, non per i player, spammo magari per le strutture. Però, tipo, questo loot è più da lontano, diciamo, che da vicino, perché la mitraglietta appunto non ce l'hai, però è un Beh, buon Dio, loot, è il mi marasma trovo più bene. forte del gioco. Cioè, il proprio forte del gioco. Eh beh, sì, però tipo adesso vedete quel barilotto? Lo andrei a prendere, ma non lo farò. Io chiederei nei commenti di loro che loot usano. Infatti, ragazzi, ditemi nei commenti qual è il vostro loadout.
Io ve l'ho detto, in build vario, dopo vi farò vedere quello in no build, che è diverso e mi piace anche di più, è più esotico, quindi mi piace. Mi piace variare, non mi piace avere sempre le stesse armi perché poi mi annoio. Ora ti resto e chiudiamo tutti gli altri. Madonna, madonna, c'è l'altro. Ma questa è una banana! Ok, killato. Dov'è il barilotto? Dove l'ho aperto? Eccolo. Altri succhi. Mamma mia, cosa ho fatto? Come li ho killati, raga? Mamma mia. Qua ho rischiato. Il problema di sul fucile qui è che tu lo usi come bomba, ma se ce l'hai davanti il player e questo ti esplode in faccia. Quello è un piccolo problema, ma vabbè. Cioè, possiamo anche far finta di nulla. È un buon loot comunque, come potete vedere. Poi vabbè, poi dipende da voi come vi trovate. Io ho 11 kill adesso. Comunque i player hanno le mani, questi qua che ho trovato. Mi trovo molto bene con questo loot. Infatti, comunque, faccio abbastanza vittorie reali. Faccio in ogni partita abbastanza kill. E infatti mi trovo bene. Ora proverò a vincere. Non so se ce la farò. Ho questi. Morto Sono tutti i bot, però. Quello uno. Eh sì, certo. saltella Si stanno senza mettersi sparando. un Si stanno muro. sparando da 40. Beh, perché te? Si stanno sparando da Vabbè, 40 perché minuti sono questi. bot. Ecco. E guarda, guarda quello della casetta là in fondo, mi ha ucciso. Pezzo di fango. Vabbè, però, raga, siamo arrivati settimi. 12 kill. Il loot è forte, appunto. Non c'entra se perdiamo, vinciamo. Ora, diciamo Ci giochi con che, Max, perdi. appunto, poi c'era questo, cioè, per uno versus due. Però, il loot è buono. Ora vi faccio vedere il loot che preferisco in no build. Siamo atterrati a Ricciarrete, la città più brutta del mondo, ma c'è terra perché quest'altro mi È obbliga. Se no bellissima. entra in casa e mi mangi i piedi. E sono atterrato trovando tre No. pistolette. Allora, in no build c'è molta gente che usa il pompatamburo. Io, ragazzi, non riesco ad usarlo. Mi fa schifo, non lo sopporto. Cioè, non è che non riesco ad usarlo. Riesco, guarda, vi faccio vedere, qua Tu c'è cosa uno. usi? Toh, morto, ma non lo uso. Io, ragazzi, uso neanche lo spas, neanche il marasma. Ovvio, se mi capitano solo quei pompa allo start, devo raccoglierli. Mi serve un'arma. Ma il mio loot finale è con il tattico. Io come pompa uso il tattico, ovvero il fucile a percussore, là, come si chiama, non me lo ricordo. Il pompa automatico. Non so come si chiama, non l'ho ancora imparato, però è Sì, bello. automatico, automatico. Esatto. Poi, Cioè, boh. in no In build realtà non lo so. di solito non uso la mitraglietta. Di solito. Dipende poi dalle volte, però la maggior parte delle volte la mitraglietta non la uso. Uso o la pistoletta o direttamente l'MK e il cecchino come ho fatto prima. Perché sto più da lontano in non build, è difficile che pushi in non build. Quindi sto più da lontano, mi tengo magari l'assalto, più che sarà sempre l'MK, il marasma o il frittella, mai. E il cecchino, Mai. beh, poi può capitare quella volta dove c'ho solo il DMR, uso il DMR al posto di quella ripetizione. Ok, siamo in safe, dopo appena troviamo le armi ve le faccio vedere tutte. Non l'ho trovata niente. Ho Ma nel provato. mentre che stiamo Dimmi. andando in safe e stiamo cercando le armi, propongo una sfida agli spettatori. Ok, vai. Ovvero che al raggiungimento di 30 like, 30, non meno, non 30 di più, like. Oh, ok, ci sta, è succederà una cosa. fattibili. Che Ovvero? Ale dovrà giocare con un loadout che Ecco, ho già scegliete paura. voi Ecco, ho già paura. nei commenti. Allora, quindi io a 30 like, Quindi. se raggiungiamo, se arriviamo a 30 like, dovrò fare un video dove gioco con il loot che mi consigliano loro nei commenti. Esatto. Quindi perfetto, quindi se vogliono fare i cattivi, in poche parole, dopo che adesso ho detto le mie armi preferite, mi faranno usare le armi più brutte del mondo. Ragazzi, vi dico una, usate le armi più schifose. C'è gente, aiuto. Sto arrivando per Madò, che ketchup che ho dato a questo. Vedete, raga? Distrutti. Perché sto cecco, che è un cecchino, perché è un cecchino, sto fucile a ripetizione, funziona sia da cecchino che da. Eccolo qua, oddio, lo specialista viola. Che da magari mezzo pompa, possiamo dire così. Cioè, non è proprio un pompa, però da vicino si può comunque utilizzare. Guardate. Boom, 34, 150, boom, boom, boom. Spammi con la mitra, cioè con la pistoletta. Oh, non me ne lasci una oggi. Esatto, c'hai cioè 0 kill, io 6. Però, ok, bro, va bene. Ok. Tra l'altro, raga, Io finito faccio l'evento estivo, sostegno, raga. hanno lasciato qui gli spray. Però non ci sono più gli ombrelloni. Oh, acci picchia. No, Niente, ce ne ho ragazzi. troppi per tenerli. Certo, ce ne sono veramente troppi.
circa 4-5. L'evento estivo più fallimentare della storia del gioco, veramente. Andatemi a vedere il video dove ne parlo, se non l'avete visto. C'è uno sugli alberi, questo secondo me è una È scimmia. una scimmia, fra. Aiuto. Mi hai Ucciso. rubato la kill! Ma Ho fatto 25. scusa allora, non volevo, scusa, non mi permetterei Fra, mai. questo c'è un sacco di robe. Cosa che però non uso in Oddio. hobby. Morto. Vabbè, Perfetto. ammazzalo tu. Questo ha, per esempio, il mio cecchino, avrebbe, per esempio, l'MK, che adesso prenderò, perché mi sono rotto di schiattare, perché quella pistola non spara. C'è Oddio, gente. oddio, adesso sono morto. Oddio, e gli Perché non alberi? posso guidare? Siamo in Ma hobby, cos'è tutta dovete... sta roba che tutti sono negli alberi? Sono cresciuti come delle Infatti, scimmie! infatti. Esatto. Sono tardo, fra. Un No, sono caduto. amico. Ma... Oh, è sceso. Bella Deadpool, Guarda, potrei morto. ammazzare io, fra. 8 kill. Io Questo direi di era... andare in safe e vediamo se riusciamo a vincere questo game. Voglio precisare una cosa che avrei dovuto precisare nella intro, perché poi la gente magari tutto il video non se lo guarda e fate male se non ve lo vedete tutto. Non mi vanto di avere tot vittorie incoronate. So che sicuramente qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno, non mi interessa. Penso per me, io non per gli altri. So che qualcuno sarà più forte di me, non mi interessa. Anche qui, sicuramente, se fate vedere questo loot a magari dei pro player, fatto in un certo modo come lo gioco io, magari vi mandano a quel paese, perché effettivamente non è il miglior loot che possa esistere. Però cerco di cambiare. Infatti, vi ho detto, ogni tanto uso la mitragliatrice, ogni tanto la pistola, ogni tanto uso questo cecchino come mezzo pompa, assalto. Cerco un po' di variare, più che altro per non avere sempre le stesse armi, anche per avere sempre, diciamo, un gameplay diverso. Anche perché sennò poi mi annoio e quindi preferisco giocare così. Quindi poi nei commenti ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto, appunto, nei commenti. Allora, ecco, sono un babbo, vedete? Mannaggia. C'è gente e noi li pushiamo, ovviamente. Uno distrutto. C'è uno in mare che ho missato malamente. Laserato con Ucciso. l'MK. Morto anche quello. Sto cecchino ha proprio un feeling bellissimo, mi piace un casino. Mamma mia. Sono entrato fortissimo con l'MK. Siamo in 6, 2 siamo noi, siamo in 4. 2 contro 2 contro 2. Tu hai per caso visto qualcuno? No. Io Aia! li ho sentiti. Resisti che salgo sopra, Io... resisti, resisti un attimo, resisti solo un secondo. Sto salendo, resisti. Muoviti un po'. Continua a muoverti, come salgo? Muovo di qua. Fra, muoio, Max, se ti devi... però, frate. È questo. Fra, Prediction, questo game andrà perso. Spostiamo qua. Devo far così. Sono un kebabaro. Ah, ok, fra, me lo prepari? Certo. Ma non Comunque era sono qui. io. No, sono sotto. Boom, è un tryhardino. Cioè, alla skin almeno. No! No! Un hit! No! Gli mancava un hit! Non mi ha sparato più il pompa, non ci credo, no! Però Ma in realtà comunque, io ne ho raga, 199 io di... 15, quello che... 199 è quello che ti ha killato. C'ho 15 di vita questo. Madonna, l'altro ha atterrato qua, potevamo vincere. Vabbè, comunque, indipendentemente da questo, È questo il il problema di loot quel pompo. è forte. Questo è il problema di quel pompa, in rarità così. Ma adesso ve lo faccio vedere brevemente in rarità esotica. Il mio loot perfetto in build, cioè in no build, scusate. Questo pompa, raga, guardate. Continua a sparare. È bellissimo. Poi carica anche veloce, veloce. Mi piace veramente un sacco questo pompa. Lo adoro, è il mio preferito in assoluto. E affiancato poi alla mitraglietta mitica. Alla pistoletta mitica, scusate, che spamma veramente tanto. E poi affiancato ovviamente al cecco. Poi con l'impulso, tu prendi, vai via. I succhi di curi. È un loot che adoro. E poi è veramente un bel pump questo. Sono contento perché già nella scorsa season lo adoravo. Tanto questo video lo faccio in ogni season. Questa season l'ho fatto un po' in ritardo, diciamo. Non l'ho fatto all'inizio season, però comunque l'ho fatto. Questo è l'importante. E fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro loot preferito. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace, condividete il video con tutti i vostri amici. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella!